Coach Alessandro Ramagli, che è collegato con noi telefonicamente da Verbania. Buonasera innanzitutto, coach. Buonasera a voi. Grazie, grazie per questo collegamento. Le chiedo innanzitutto cosa ha visto questa sera nel match di questa sera, dove si è confermato sostanzialmente le difficoltà che incontra Siena quando gioca lontano dal palaestro. Ho visto una squadra ingiustificatamente appagata da una vittoria che vale 2 punti e che non vale nient'altro. Ho visto una squadra non combattiva, ho visto una squadra non concentrata, ho visto una squadra che ha subito nel corso della partita senza mai riuscire a cambiare l'inerzia della gara stessa. Non credo che ci siano state problematiche di natura strategica, perché secondo me, anche se la partita va rivista, poi tornassi indietro non farei scelte diverse dal punto di vista diciamo, della strategia della gara, però il nostro modo di, cioè, la nostra interpretazione della gara è stata inaccettabile. Non è questo che una squadra che deve salvarsi deve mettere in campo ogni domenica, e soprattutto non è possibile che una squadra che deve salvarsi possa fronteggiare le partite in trasferta facendosi forte di una vittoria casalinga, perché le vittorie casalinghe sono importanti. Ma poi ci saranno anche i momenti nelle quali magari le vittorie casalinghe non arriveranno, e allora devi avere nutrito delle consapevolezze che invece le nostre partite in trasferta, eccetto fatto per Scafati e parzialmente per Trapani, invece fino ad oggi non ci hanno dato. Quindi abbiamo fatto secondo me un passo indietro, non tanto per la sconfitta, perché la sconfitta fa parte dello sport, ma per il modo in cui abbiamo giocato la gara senza mai interpretarla secondo quelli che sono i nostri canoni. Mi collego a questo discorso, il fatto che dalla parte opposta ci sia stata una importante difesa sui portatori di palla, quanto può aver inciso, perché lì sostanzialmente i vari Bryant, Roberts sono stati un po' messi fuori partita dalla buona difesa di Omegna, quanto può aver inciso secondo lei? Secondo me non così tanto, nel senso che non è la prima volta che ci troviamo di fronte a squadre che provano a pressare ed escludere i palleggiatori, ma ci sono state molte altre volte nelle quali abbiamo trovato le contromisure tecniche. La verità è che qualcuno poi si è lasciato escludere dalla partita, e questa è la cosa peggiore. Non credo che dal punto di vista cestistico ci sia molto da dire su questa gara, c'è molto da dire invece dal punto di vista, ripeto, dell'atteggiamento e della consapevolezza di quello che si è. Noi siamo una squadra che deve salvarsi, e quando devi salvarti il coltello lo devi portare in tasca ogni domenica, ogni mercoledì, ogni allenamento, e invece oggi l'abbiamo lasciato a casa, e questo è inaccettabile per una squadra che deve raggiungere il nostro obiettivo. Coach, due dati secondo me abbastanza negativi. Quello che è stato per esempio nel terzo quarto, aver concesso 27 punti a una squadra che ha fatto il 60% da due, e invece quanto ha pesato al contrario anche la nostra percentuale in attacco, che spesso non riesce ad arrivare al 50%, stasera soltanto al 40%. I numeri sono importanti, però come voi sapete bene ci sono le piccole bugie, le grandi bugie e i numeri. I numeri nascondono delle piccole verità, ma direi che i numeri in questo senso, in questo caso e come anche in altri casi, danno un'interpretazione che poi deve essere confermata da quello che la partita ha detto sul campo. Il campo ha detto cose diverse dai numeri, nel senso, cioè cose in più rispetto ai numeri. Cioè la loro percentuale di realizzazione è figlia della nostra pochezza a livello di presenza fisica e mentale. Le nostre difficoltà realizzative sono figlie di difficoltà che noi possiamo avere, ingigantite dal fatto che abbiamo preso dei tiri facili e ci siamo andati a schiantare sulle braccia e sul corpo dei nostri avversari senza riuscire a concretizzarli, ma questo è una parte che, cioè, la parte che riguarda i numeri è l'esatto specchio di quello che invece riguarda tutto il resto, e è quello a cui facevo riferimento prima. Perfetto, ringraziamo coach Alessandro Ramagli per essere stato con noi, buon rientro e buon lavoro per questi giorni, coach. Grazie, arrivederci.